Da dove nascevano queste sfuriate che Padre Pio ogni tanto faceva contro qualche persona, se non dal suo amore per Dio e per l'uomo? Sono divorato dall'amore di Dio e dell'uomo. E una sfuriata la fa anche il papà, la fa anche la mamma, quando si preoccupa del bene del figlio. E così potremmo semplificare anche nella vita di Padre Pio. Ma lui stesso ne è cosciente e ragiona su questo, aprendo il suo cuore e la sua anima al Padre spirituale, Padre Benedetto di San Marco in Lamis, in questa lettera del 20 novembre del 1921, che è considerata un po' il capisaldo, della sua spiritualità, della sua preghiera. Riprendo la lettura della lettera da dove abbiamo interrotto nella puntata di ieri. Credetemi pure, dice Padre Pio, rivolgendosi al Padre spirituale, credetemi pure, Padre, che delle sfuriate che alle volte ho fatto sono causate proprio da questa dura prigionia. Chiamiamola pure fortunata. La dura prigionia a cui Padre Pio si riferisce è proprio questo amore per Dio e per il prossimo. Com'è possibile, continua Padre Pio, vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi parimenti? Vedere Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini e per pararli altro rimedio non vi è se non alzando una mano e trattenere il suo braccio, e l'altra rivolgerla concitata al proprio fratello per un duplice motivo, che gettino via il male e che si scostino e presto da quel luogo dove sono, perché la mano del giudice è per scaricarsi su di esse. Parole che dimostrano questo amore che Padre Pio, ripeto, ha per Dio e ha per l'uomo. E continua sempre Padre Pio. Credetemi pure che in questo momento il mio interno non resta punto scosso e menomamente alterato. Cioè, lui è quieto nel cuore. Non sento altro, dice Padre Pio, se non di avere e di volere quello che vuole Dio. E in lui mi sento sempre riposato, almeno con l'interno sempre, con l'esterno qualche volta un po' scomodo. E poi Padre Pio termina. Per i fratelli poi, ahimè quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire a Dio giudice con Mosè, o perdona a questo popolo o cancellami dal libro della vita. Che brutta cosa vivere di cuore, dice Padre Pio. Bisogna morire in tutti i momenti di una morte che non fa morire se non per vivere morendo e morendo vivere. Ahimè. Chi mi libererà da questo fuoco divoratore? Sono parole di amore, di un profondo amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.